Iniziamo questa nuova avventura di questo nuovo consiglio comunale dopo le elezioni del mese scorso. Voglio innanzitutto fare i complimenti a tutti gli eletti che sono qui. Mi auguro che possiamo fare insieme un buon lavoro in questi anni che ci aspettano. È un momento difficile, ma sono sicuro che riusciremo tutti quanti insieme a svolgere il ruolo che ci spetta con serietà e con concretezza, che penso tutti quanti siamo abituati a svolgere la nostra vita, diciamo, privata. Ora passeremo l'appello e la parola alla segretaria del comunicario per l'appello. Lembo, presente. Lembo Marino, Mazzina, presente. Lembo Ciro, presente. Ciuccio, presente. Romano, presente. De Simone, presente. Di Meglio, presente. Dorazzi, presente. Tortoriello, presente. Federico, presente. Bozza Otre, Falco, Esposito. Ora passiamo all'argomento della compagine degli eletti. Dalla documentazione pervenuta, quindi diamo per un attimo il dispositivo. Quindi proponiamo di convalidare gli eletti di cui all'elenco allegato la delibera. Quindi io pongo in votazione la convalida degli eletti di quell'elenco e con i presenti in Consiglio Comunale. Se siamo d'accordo, andiamo avanti. Dalla documentazione che ci è pervenuta,
speriamo che non vi sia un consigliere comunale in queste condizioni, anche per questa parte facciamo un'altra votazione, chi è d'accordo allora su questo aspetto alziamo. Diamo anche l'idea dell'esecutività alla delibera, per cui dopo possiamo procedere al consiglio comunale. Se siamo d'accordo? Passiamo all'argomento numero 2, giuramento del sindaco e presentazione delle linee programmatiche del mandato. Allora, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Accingo a svolgere il mandato del sindaco di Capri con l'umiltà e l'umanità e la voglia di fare qualcosa di utile per il mio paese. I miei concittadini, per il mio paese, i miei concittadini che mi hanno sempre contraddistinto nella mia attività di amministratore comunale stanno vicino ad essi. Ho svolto una campagna elettorale sempre con toni moderati e con i piedi per terra, cercando di individuare e parlare dei problemi concreti e immediati e di risolte e da risolvere con urgenza, e quelli più a lunga scadenza che riguardano il nostro futuro. Ho cercato di parlare di quello che interessa la gente, la casa dei campesi, la vivibilità della nostra vita di tutti i giorni, le prospettive della comunità. Oggi discutibilmente siamo dominati da economie esterne, come i flussi turistici da Napoli e dalla costiera sorrentina amalfitana, che ci dettano i tempi della nostra economia turistica, della nostra vita, e che penetrano inesorabilmente nel nostro tessuto economico e comandano in casa nostra. Cari capisci, rendetevi conto che se non siamo uniti, se non superiamo le nostre divisioni, se non saremo decisi nel giro di pochi anni, saremo stranieri in casa nostra. E come già sta accadendo a Marina Grande e a Marina Piccola. E non saremo più padroni di noi stessi. Da queste considerazioni abbiamo lanciato un primo segnale dando il nome alla nostra lista di Carrese Unite, perché Carrese ha bisogno di trovare quell'identità comune, quello spirito di unione che si è andato perdendo, dividendo il paese in buono e cattivo, secondo l'appartenenza o vicinanza a un gruppo politico. Capri ha bisogno di unità, ha bisogno di superare gli odi e i rancori, ha bisogno di riconciliazione. Non permetterò il ritorno al passato. La gente deve tornare a fidarsi del sindaco, degli amministratori, e per questo ho voluto personalmente realizzare una lista di persone esperte per bene che con estrema umiltà siano in grado di amministrare. Un gruppo di uomini e donne che abbia la capacità di guardare negli occhi le persone, che sia con i piedi per terra, a cui va il mio personale ringraziamento per essersi messi in gioco, per l'entusiasmo nel condividere un nuovo progetto per Capri. Abbiamo un compito arduo davanti a noi, abbiamo problemi quelli del nostro diritto alla salute che non ci viene riconosciuto, problemi che si trascinano da anni come quelli del caos estivo e del deserto invernale, o ancora quelle dei collegamenti marittimi dei giovani che sempre più sono costretti a lasciare la nostra casa. Bella casa.
Abbiamo bisogno di unità, abbiamo bisogno di ragionare in un modo diverso, abbiamo necessità di collaborazione piena col Comune di Alacante. E al nuovo sindaco Alessandro Scoppa, alla mia e la nostra stima come uomo, come professionista e come amministratore. Negli incontri che ho avuto nei giorni scorsi mi ha comunicato che la comunità alacaprese ha molto apprezzato le scuse di Ciro Libri e che ritiene l'episodio di incomprensione superato ed è pertanto entusiasta di riprendere insieme il cammino per difendere e far progredire la nostra isola. Quando ho ribadito che voglio essere sindaco di tutti, voglio dire ancora una volta che non intendo essere un sindaco divisivo, come è successo in passato, voglio essere un sindaco con i quali i cittadini, gli imprenditori, le categorie possono avere un dialogo, di cui si possono fidare, e che non è animato né da rancori, né da odi, né da spirito di vendetta contro chi non l'ha votato. Intendo essere il sindaco di una comunità ricostruita, di una comunità che è progredisca, che dialoghi, che guardi al nostro benessere, che guarda con attenzione alle tante persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, agli imprenditori che difendono il loro lavoro con tutti i giorni, ai giovani che devono continuare a vivere a casa e che non devono trasferirsi fuori per trovare casa o lavoro. Essere comunità significa far partecipare le categorie produttive e i cittadini alle scelte che l'amministrazione deve compiere, ed è per questo che modificheremo lo statuto comunale istituendo una nuova commissione che veda partecipe esponente delle categorie turistiche e commerciali ed adotteremo un meccanismo di partecipazione diretta e di confronto costante con la popolazione. Le scelte vanno condivise, altrimenti la comunità non si ricostruisce. Essere comunità significa avere un dialogo costante con le forze dell'ordine presenti sul territorio e con le autorità portuali. Essere comunità significa avere sinergia con la comunità religiosa caprese e con le associazioni di volontariato operanti sul campo che vanno appoggiate e sostenute. Essere comunità significa collaborare con chi gestisce i nostri siti monumentali ed archeologici e con chi fa cultura. Essere comunità significa fare rete, tutti in rete, difendere così con una nuova coscienza la nostra bella causa. Abbiamo lavorato a un programma di progetti concreti per riempire il gruppo, restituire visibilità a casa, riducendo e riordinando i flussi turistici, creando nuove infrastrutture, guardando agli anziani e ai giovani, ragionando su un nuovo centro sociale dove portare la comunità caprese a incontrarsi. Abbiamo pensato a un nuovo mercatino comunale e abbiamo anche pensato al giusto esigenze di accesso al Comune di Alacante. Lavoriamo per ricreare uno spirito di appartenenza che si è perso negli anni, uno spirito di difesa di questa meravigliosa isola che tutti ci invidiano. Desidero come sindaco assicurare la felicità, che significa vivere a Capri senza l'angoscia di non arrivare a fine mese, senza l'ansia di tornare da Napoli dopo un intervento medico e di non riuscire a imbarcarsi sugli aliscafi senza stracolmi, senza la paura che basti un po' di vento di mare mosso per rischiare di morire senza ricevere necessarie cure. Questa è la felicità che vi auguro per tutti i capresi. Voglio fare un appello ai giovani, ai consiglieri comunali più giovani, di maggioranza e di minoranza. Non fatevi guidare dall'odio e dalla paura, lasciando indietro un modello di lotta politica che appartiene al passato. Guardate avanti, guardate a capo, siate la nuova classe dirigente del futuro prossimo di questa nostra comunità, impegnandovi a confrontare e a dialogare. Voglio ringraziare gli amici e gruppo di consiglieri davanti Capri che per 5 anni sono stati con me all'opposizione, fatta con serietà, collaborazione e sempre guardando a Capri. Un saluto all'ex sindaco della Capri Franco Cerrotti, che devo dire che è stato un combattente abbastanza, un avversario abbastanza duro nei nostri confronti, ma sempre corretto, e all'ex sindaco di Capri Gianni De Martino.
che pur avendo una diversa e spesso opposta visione rispetto a noi sulle soluzioni da adottare per risolvere i problemi di Capri, ha saputo tenere un confronto politico in Consiglio Comunale in maniera civile e comune. Voglio ringraziare i tantissimi capresi che ci hanno dato il loro voto con affetto e fiducia. Voglio ringraziare i tantissimi amici e sostenitori che ovunque a Capri ci hanno sostenuto con entusiasmo ieri che avevamo perso, oggi che abbiamo vinto. Voglio ringraziare i miei tanti amici che mi hanno sempre onorato con la loro vicinanza e fiducia. In particolare ringrazio la mia famiglia che sempre mi ha sostenuto e mi è stata vicina, mi ha supportato e in genere sopportato. Grazie. Perché le commissioni permanenti consigliari sono un grande momento di confronto da dove possono uscire anche idee nuove e ragionamenti concordati. L'impegno è quello di farle funzionare le commissioni consigliari perché sono un banco di prova anche di formazione della nuova classe che succede in questo paese a bisogno. Io penso che il dovere di noi che siamo da tanti anni qui presenti in Consiglio Comunale è comunque di dare un contributo non a essere egoisti con noi stessi, ma a guardare alle spalle e a creare gente nuova, persone che lasciano qualcosa in questo paese, altrimenti sarà drammatico nel futuro avere un paese così importante con un vuoto di persone che sanno come amministrare con equilibrio, con moderazione e con intelligenza questo paese. Nel nostro programma elettorale ci sono delle scelte a medio termine, delle scelte diciamo, immediate. Abbiamo provveduto a fare anche degli interventi immediati nella zona di Marina Grande perché si è creata una situazione diciamo, di interventi con interventi immediati di manutenzione urgenti perché c'è una situazione abbastanza delicata. Ci apprestiamo nelle prossime settimane a aprire un durissimo confronto con le compagnie di immigrazione e con l'assalto generale che sta venendo alla crisi sorrentina amalfitana. Logicamente nel nostro programma che eviterei di leggervi perché in realtà insomma, sarebbe abbastanza lungo, ma penso che ne abbiamo parlato tutti quanti durante la campagna elettorale, una delle nostre priorità è la problematica dell'ospedale a cui presteremo con la collaborazione di tutti la massima attenzione e il massimo diciamo, nostro diciamo, impegno per risolvere questo problema, per avviarlo e continuare. Io voglio dire una cosa, ci tengo a sottolineare due cose prima di, diciamo, di terminare, perché non voglio assolutamente tediare nessuno. Io penso che ogni amministrazione fa le cose buone e le cose cattive. Non c'è una posizione manichea, non esiste che tutto quello che è stato fatto precedentemente non va bene, tutto quello che si farà va bene. Le cose fatte bene saranno mantenute, le cose che non riteniamo saranno aggiustate, modificate o migliorate. Perché ogni amministrazione deve avere la continuità amministrativa. E a proposito di continuità amministrativa, voglio citare una polemica che in questi giorni, vi dico la verità, è anche fuori luogo. Ho letto su un giornale nazionale che Capri si fanno le barricate per un grande evento che è quello della Ferrari. Io veramente penso che si fanno i titoli, non so chi li scrive, ma quando si scrivono si dovrebbe veramente ragionare. Io ho trovato un evento programmato dalla passata amministrazione che abbiamo portato avanti perché è un evento importante per Capri, un evento che lascia un segno e porta economia. Abbiamo lavorato solo per modificare una questione riservata della Ferrari perché siamo riusciti col comune di Nagara insieme a modificare l'orario di questa grande sfilata di 112 macchine Ferrari che da Marina Grande va a fare invece di fare alle 10 del mattino per paralizzare tutta la casa, riuscire a portare alle 7 di sera.
poi abbiamo anche accettato tutto ciò che era nel programma, tra cui anche questo evento in piazza di questa famosa cena che poi, e non è vero che la categoria hanno alzato le barricate, a me non mi risulta, hanno solo, diciamo, si sono la metà del fan che vogliono essere coinvolte a sapere le cose, diciamo, indipendentemente se è stato fatto o meno, non voglio entrare in questo ragionamento, assolutamente no. Voglio solamente concludere dicendo che la mia personale opinione, che tento di portare poi nelle sedi giuste, è che la piazza ha una sua sacralità. Io sono d'accordo che tutto ciò che viene a capo, economia, produce ricchezza, eccetera, però ci sono anche dei limiti alle cose. Io personalmente non sono d'accordo che nel futuro la piazza possa essere utilizzata come un ristorante, o che si mangia in piazza con i tavoli, cioè, non lo condivido, il mio punto di vista legittimo, che si può anche dire che non è così, probabilmente forse ve ne manca una consultazione poi vorrei chiedere alla gente cosa ne pensa in questo momento, ma questo non significa strumentalizzare una posizione, diciamo, definitivamente corretta e far diventare un episodio su una visione che poi abbiamo accettato si farà, gli abbiamo dato anche un sostegno a farlo questo evento, perché è giusto che si sa che si faccia, ma non sono d'accordo che però una posizione che la stampa nazionale riporti come se cade volesse cacciare le persone. Non è così. Bene ha fatto l'amministrazione precedente a portare avanti questi progetti, bene abbiamo fatto noi a concludere, però io vi dico la verità, vorrei usare la prudenza e quando faremo la giunta la prossima settimana e codificheremo tutto quello che abbiamo comportato, io inserirò, assumendo la responsabilità di capo di questo paese, che questo sarà, per quanto riguarda le scene in piazza, il primo e l'ultimo evento che riguarda la scena, non gli eventi, perché veramente è riportata anche in maniera amata. Allora, volendo su questo rassicurare, rasserenare in questa sede, che è stato fatto un buon lavoro prima e abbiamo continuato a fare anche un buon lavoro dopo. Quindi la porta aperta ai grandi eventi, però cerchiamo di fare in modo che chi viene a Capri abbia anche un senso di rispetto per la nostra isola, perché è vero ci porto di soldi, però io penso che da Capri dedichiamo anche loro tanti soldi e quindi diciamo, poi voglio dire anche la questione dei 100.000 euro che è stato detto così superficialmente, non è vero che ci sono 100.000 euro dati a Capri, c'è una possibile asta che verrà fatta da parte di questi illustri ospiti a Marina Grande durante la cena che si fa su Molo Pennelli, anche molto bene, interessante vedere come funziona, perché anche quella secondo me è una bella esperienza, perché ci sono arredatori a livello mondiale che vengono, insomma anche un'altra visione delle cose, che praticamente è ricavato di questa eventuale asta che si farà a Marina Grande, dovrebbe poi portare al dono al comune di Capri per delle finalità che diciamo di tipo più o meno, diciamo in campo più o meno culturale. Questa è la cosa, non c'è un assegno pronto sul tavolo qua, non c'è. C'è una possibile ricavato di un'asta che per la loro esperienza di nessuno si è più o meno di questa cosa. Io ho voluto dire questo perché iniziamo con le fake news in questo paese, iniziamo con le cose, prepariamoci un'estate, diciamo, di cose che è successo in passato, è incredibile, però io credo giusto che la nostra comunità sia compatta su queste cose. Io ho spesso il mio punto di vista, valuteremo anche se non sottopose certe scelte alla valutazione delle persone, una si sbaglia, la situazione è così, quello che dico io, ma comunque è una valutazione da fare, comunque l'evento si farà come è stato richiesto, si farà migliorato in certe situazioni, c'è anche il Bunker che è un bellissimo evento, questo ci sarà molto alla Certusa, perché abbiamo capito che la Certusa, la sovrintendenza ci farà coprire anche per i nostri eventi, diciamo, la Certusa. Quindi io concludo questo mio intervento con questa piccola nota che forse, diciamo, non c'entrava proprio sull'argomento, l'ho voluto fare perché in realtà era giusto mettere un punto fermo a questa situazione. Io vi ringrazio di aver avuto la pazienza, diciamo, di ascoltarmi. Il mio sarà un impegno, diciamo, aperto a tutti, un impegno da parte nostra, da parte mia, la porta sarà sempre aperta, tutto ciò che riguarda Capri, vendicare, la nostra intenzione è cercare di farlo, con l'umiltà e la serietà che ci ha sempre, diciamo, contraddistinto. Potremmo non essere d'accordo sulle cose, ma la cosa importante è che camminiamo su un binario di correttezza, che è la cosa più importante della vita pubblica. Grazie.
Allora, io ho ascoltato con attenzione il discorso del nuovo sindaco, a cui faccio gli auguri anche come membro e componente della giunta uscente, in cui avevo il ruolo di assessore di gestione, come sicuramente sapete. Ho apprezzato il discorso, soprattutto in quella parte in cui si invita i consiglieri, soprattutto più giovani, sia magari di età che di esperienza, diciamo, della vita politica, a non focalizzarsi su vecchie partite, vecchie rancore, vecchie rabbie, ma evidentemente a utilizzare la nostra gioventù per fare anche un tipo di politica diversa. Certo, sto prendendo atto del fatto che dopo 5 anni io devo dire che continuiamo a essere i consiglieri più giovani, quindi questo vuol dire che il consiglio è un pochino invecchiato. No, non è giovani, sono un po' invecchiato, però è una scelta di direttore, evidentemente. Detto ciò, io effettivamente apprezzo questo tipo di invito, ed effettivamente lo apprezzo a tal punto che questa invita all'unità certamente un pochino stona con certi toni della campagna elettorale, certi inviti a campare più a lungo, ma penso possibile che sono stati rivolti, che secondo me non possono essere risolti facendo riferimento all'effervescenza del momento. Nello stesso tempo io non chiedo, ovviamente, perché dall'altro non riceverei scuse formali, perché ritengo che le scuse si facciano, non è che c'è bisogno che qualcuno te le venga a chiedere, perché è come dire che una ragazza mi dici che mi vuoi bene, ma se te non te lo dici vuol dire che evidentemente lui che la stimoli perché non te ne vuole. Sicché andiamo avanti su questo. Apprezzo questi video da parte mia, ma da parte nostra in generale, c'è sicuramente un atteggiamento costruttivo e nel rispetto dei ruoli, come dall'altro penso che questo tipo di rispetto abbia caratterizzato la consigliatura uscente. Tra di noi non ci sono stati mai momenti di particolare divergenza, se non sulle tematiche politiche, che certamente prevedono che abbiamo delle posizioni diverse, altrimenti non faremo parte di schieramenti politici differenti. Sentivo il passaggio sulla questione, su una serie di questioni, mi interessava cos'è il mercatino comunale, perché dicevi di un centro sociale, di aggregazione, da fare lì, e perché questo è un progetto che noi in questi anni abbiamo portato avanti. La gara d'appalto è terminata nel febbraio del 2019, c'è un'avventura prima, quindi a ottobre sono previsti inizi dei lavori, quindi siamo contenti che la nostra visione di quel luogo sia evidentemente condivisa anche dalla amministrazione. Velocissimamente sull'evento Ferrari, di cui la giunta di cui facevo parte effettivamente è stata coinvolta, anche se io personalmente non ho seguito da vicino l'organizzazione della stessa, noi riteniamo che sia un evento di un livello elevatissimo, che non può che fare bene a Carri, e dare un ritorno d'immagine oltre che un risultato economico sicuramente significativo per il nostro paese. Posso essere anche d'accordo sulla vicenda della cena, per quanto anche in quel caso si tratta di una cosa di un certo livello. Posso essere d'accordo sul fatto della cena, sono a tal punto d'accordo che probabilmente il problema delle cene e dei pranzi in piazzetta, però probabilmente dobbiamo farcelo per i 365 giorni all'anno, cioè ecco, diciamo che in piazzetta in particolar modo, perché effettivamente non sempre è bellissimo vedere la ristorazione in quel luogo, quindi se si deve affrontare il problema della cena in piazzetta, io sono d'accordo ad affrontarla, però sarei disponibilissimo ad affrontarla soprattutto se questa cosa sia vista in una stessa, non per il singolo evento, ma proprio come attività di bar e di somministrazione in un luogo così importante. Quindi, per quanto probabilmente un pochino questo come provvedimento, viste le norme che in questo momento governano la materia, credo che un tipo di riflessione sulle piazzette in generale, non soltanto legata alla cena durante gli eventi, sia qualcosa che ci potrebbe vedere, come dire, coinvolti, perché qualche punto di riflessione magari possiamo darlo evidentemente anche noi. Quindi ovviamente facciamo in bocca al lupo al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri, in particolar modo a quelli di nuova elezione, perché sappiamo che i primi mesi sono un pochettino, diciamo, difficili, nel senso che non sono turbolenti, tra l'altro avvengono nel più della stagione turistica, quindi evidentemente questo è un augurio che facciamo a tutti noi. Svolgeremo il nostro ruolo con la correttezza che ci ha contraddistinto quando eravamo dall'altra parte del tavolo, e insomma è questo, quindi in bocca al lupo a tutti. Io ringrazio Roberto, anche di sera ieri è stata una master. Sì. Facciamo gli auguri anche di tanto. Voglio dire.
riguarda l'idea di questo nome che prima prepareremo, che abbiamo diciamo, in testa di fare, che si può fare, perché questo fa parte sempre del ragionamento della comunità, perché le persone vanno a un mercatino, significa che si incontrano. Oggi molta gente va a un mercatino da ragazzi. Allora, anche questo è uno degli aspetti che bisogna andare ad affrontare, creare quei luoghi che mano a mano abbiamo aperto, che in realtà sono quei luoghi che ci fanno incontrare le persone. Può essere un ragionamento che a volte non può essere capito, o forse non capito bene questo concetto della comunità, ma è un discorso importante. Perché la gente a volte dice voglio andare a vivere? Allora, se tu oggi parli con molti capisci, devo andare a vivere dalla camera. Con tutti i rispetti della camera. Però il problema è che evidentemente c'è qualcosa che non va, che non dobbiamo correggere nel nostro modo di vedere. Per quanto riguarda invece il discorso del centro sociale, noi probabilmente abbiamo idea di intervenire sul progetto dove c'è il mercatino comunale e di evidentemente invariare alcune cose come le stazioni. Perché in realtà diciamo è vero che la destinazione oggi è abbastanza diciamo, generica, che deve essere secondo me puntualizzata. Noi puntiamo a realizzare, partendo da quello che è stato fatto, infatti abbiamo un attimo di parlare con gli uffici, con i progettisti ragionati, vorremmo lì creare una zona dedicata agli anziani con la possibilità anche che queste persone possano andare diciamo a fare quello che piace fare, tante persone si incontrano, no, il sabato vanno a ballare, anche questo è di la comunità. La stessa cosa anche per quanto riguarda diciamo, le persone giovani, anche per quanto riguarda i bambini che possono avere degli spazi dedicati per dei discorsi più all'udito. Questo è il concetto che potremmo intervenire per cambiare un po' la destinazione di questa struttura, perché quella struttura sta al centro di Capri, è comoda la sua, è facile arrivarci, cioè io vorremmo ricreare questi spazi per ricreare questa, anche questi aspetti sociali che in questo momento mancano. Per quanto riguarda il discorso in piazzetta, la problematica dell'utilizzo che purtroppo la legge permette che, diciamo, che la possibilità, perché siamo su un discorso molto, molto borderline, lo sappiamo bene, perché oggi per esempio non sono più pasti preparati, molto spesso pasti preconfezionati che vanno e vengono serviti, è un discorso molto complesso che sicuramente va con cambio affrontato, ma io ci tengo a sottolineare il concetto che secondo il mio punto di vista, poi può darsi che mi sbaglierò, che un conto è affrontare questo problema di ordine generale che riguarda anche non solo Capricentro ma riguarda anche molte zone di Capri, non si capiscono a volte che cosa sono gli antipodi, questo purtroppo le normative che danno queste occasioni, cioè come si dice il governo che fa una cosa, cioè che dà questa possibilità. Però l'altro discorso a mio parere è che in realtà diciamo, possa essere delimitata la piazza, possa essere, ci dobbiamo trovare le cucine nell'area del comune di Capri, ci dobbiamo trovare i tavoli montati in piazza, e questa secondo me è un'altra cosa. Può darsi pure che questo fa bene alla comunità, è un discorso da seriamente affrontare, perché io torno a ripetere, mi domando se con tutto il rispetto per diciamo il bellissimo spot di Dolce Gabbana, assolutamente non conosco, perché domani non è stato qualche giornale che mi dico un'altra cosa del genere. Però voglio dire, siamo diventati specchi, gli specchi che usano i guardatori riguarderanno. Ah, sicuramente. No, ma voglio dire, che senso ha? No? Se non ci fossero i faraglioni dietro al profumo di Dolce Gabbana, se non dovessero il Dolce Gabbana avrebbe tutta questa pubblicità, allora un po' secondo il rispetto per la nostra comunità. Lo stesso ce lo dobbiamo vedere, poi porta aperta a tutti, logicamente. Questo è il concetto. Comunque vi ringrazio dell'approccio politico al tuo ragionamento. Mi fa piacere che hai apprezzato la visione di una sulle cose. Io mi auguro che possiamo a volte lavorare e fare qualcosa di positivo. Posso soltanto. La questione è soltanto ritornare sulla questione del periodo di Piazza Marti d'Ungheria. Effettivamente la visione che tu stai vedendo è la stessa nostra. Noi abbiamo lasciato abbastanza generico la destinazione ufficiale, ma anche se magari non so se abbiamo un confronto con i progettisti, anche la parte dei rendering lo fanno capire. Proprio perché
perché effettivamente la immaginiamo come uno spazio aperto a tutte le attività possibili, quindi anche noi quando l'abbiamo immaginato abbiamo pensato agli anziani, allo spazio comune, a una sorta di piazzetta coperta soprattutto nel primo piano, del resto 420 quadri su quelli redi sono uno spazio assolutamente sfruttabile, quindi sicuramente le idee sono molto simili a quelle che avevamo, poi abbiamo portato a progetto. Modifiche adesso è un po' difficile, non altro perché l'appalto si è concluso, l'applicazione è aperta, però evidentemente ritengo che dall'osservazione dei progetti e delle tavole sicuramente troverete che quello che abbiamo fatto fondamentalmente è quello che adesso state immaginando. Il resto, infatti, io ho espresso l'opinione mia, passo la parola. Allora il consigliere però. Buongiorno a tutti e a voi per questo insediamento del nuovo consiglio comunale, l'insediamento del nuovo sindaco, di cui ho apprezzato più molto il discorso, devo dire anche la commozione che ci è piaciuta dalla sindaco. Per cui veramente spero che adesso i toni anche un po' fuori luogo della campagna elettorale che si sono registrati vengano finalmente sepolti e si possa cominciare a lavorare di nuovo insieme come d'altronde è stato fatto nella passata consigliata. Mi aggancio a tutto quanto detto e riprendo la problematica che il sindaco ha appena dichiarato per la problematica salute. Ovviamente abbiamo apprezzato che c'è stata la delega al dottore Dorazzi e quindi proprio in questo senso io vorrei invitare il sindaco, il consigliere delegato all'ospedale, quindi anche in maniera precisa all'ospedale, a riprendere tutto quello che è stato già fatto, perché il dottore Brasi ovviamente non sapevo del problematico, ha lavorato per tantissimi anni, e di approfittare anche forse in questo momento, se è possibile, in cui c'è stato qualche piccolo sviluppo, ovviamente insufficiente, ovviamente è un inizio di diciamo così, entusiasmo che ho registrato anche in qualche salute personale, per poi per chiedere anche al personale interno, diciamo da parte delle amministrazioni comunali e possibilmente in collaborazione con l'amministrazione comunale della Camera, perché ovviamente la Camera fa la forza, anche un atteggiamento un po' diverso, un atteggiamento ecco di perché non tutti sono particolarmente collaborativi. Quindi nell'ottica di una collaborazione, di una maggiore coesione della nostra comunità su tutti gli argomenti, anche quello della sanità deve essere un argomento unico che ci deve contraddistinguere e che deve portarci a dei risultati. Invito inoltre anche a cercare di chiedere alcune campagne anche sulla base di quelle delibere che abbiamo ottenuto nella passata consigliatura insieme agli altri comuni delle isole di noi, di chiedere finalmente una risoluzione sulla problematica annosa, sono ormai più di 10-12 anni che non viene rinnovata, non si fa cosa di più, addirittura sul contratto con 118 per i trasferimenti in elicottero, per i trasferimenti degli ammalati nel terapia. Questa è una grossa problematica che non dobbiamo dimenticare. Mi fermo qui per ora e spero che ci possa essere la massima collaborazione tra di noi e anche di approfittare del fatto che in questo momento insomma sono dipendente dell'ASL e quindi posso essere utile dall'interno a dare una mano all'amministrazione su tutte le problematiche. Grazie ancora per la vostra. Io ringrazio il dottor Falco che come al solito è sempre diciamo equilibrato e moderato i suoi interventi. È un argomento per il quale noi riteniamo che mano a mano dobbiamo trovare gli strumenti per andare sempre più compatti anche con i comuni alla gara. Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti, se ne sono fatti agli altri, voglio anche solamente dire che ad esempio l'altro ieri è arrivata una comunicazione da parte dell'ASL, veramente le braccia ci cadono veramente, dove in realtà ci annunciano che prima che in realtà la nostra idrovolanza è praticamente ferma, come le altre del Golfo di Napoli, siamo fortunati che siamo d'estate, forse qualche mezzo in caso di emergenza che andata a Napoli lo teniamo, ma voglio dire, ma di che cosa dobbiamo parlare più? Quello che è antipatico in questa vicenda è che noi non abbiamo nessun ritorno in quest'isola per quello che quest'isola dà alla regione e allo Stato. È una cosa avvilente, proprio avvilente. La verità è che ogni piccolo passo è una grande vittoria. Non è vero che un piccolo passo, ogni piccolo passo è una grande vittoria, possiamo combinare. Quindi al dottore Dorazzi che
ha avuto la delega alla sanità per la sua competenza e per la sua storia, sicuramente diciamo, attiverà tutte le, diciamo, tutte le ragionevoli positive iniziative per cercare di costare avanti e coinvolgere tutti su questo argomento, che non è il mio argomento, è l'argomento di tutti, questo non è tutto l'argomento, quindi su questo siamo avanti, su questo penso che siamo perfettamente d'accordo ad andare in qualche maniera, andare insieme anche al Comune della Carta, qui ci ha avuto degli scambi di idee su questa, in questa situazione, c'è la questione delle riposte che ancora stiamo con i lavori, la problematica che c'è, le luci, le cose, che sono problematiche che se uno lo dice alle persone non ci crede che ci sono, questa è la cosa. Allora, un principio di superiorità
sulle parti in causa, per cui io diciamo, faccio questa piccola modifica a questo clima mieloso che finora c'è stato, che comunque mi fa piacere che si tenga, ma che deve consentire ad ognuno di mantenere il proprio punto di vista su questi elementi così, così importanti. Dal punto di vista tecnico e operativo mi limito a segnalare, come previsto dalla legge, il capogruppo indicato dal gruppo consigliare Capivera, che vede la firma dei quattro consiglieri del gruppo che hanno designato il Roberto Pozzoli quale capogruppo consigliare. Approfitto poi della parola concessa per un altro intervento di carattere tecnico che riguarda sempre gli adempimenti preliminari dei lavori del Consiglio Comunale, e infatti abbiamo trovato tutti sul tavolo al proprio posto di Consiglio Comunale la comunicazione in modo per la richiesta di accredito dei monumenti che vengono percepiti dai consiglieri comunali nella qualità di assessore, sindaco e quant'altro. Ebbene, su questo abbiamo facciamo una dichiarazione che credo sia corretto farla in questa fase del lavoro del Consiglio Comunale. E allora leggo i sottoscritti consiglieri comunali Costantino Federica, Paolo Fatti, Ivano Esposito e Roberto Pozzoli intendono devolvere all'ANFAS sezione di Capri gli eventuali monumenti percepiti nella qualità di consigliere comunale e dichiaro la propria disponibilità per eventuali ulteriori adempimenti per la perfetta definizione della determinazione. E quindi non consegno questo. Se per caso la segreteria ritiene che debba rifare un originale su carta intestata del gruppo o comunque va bene questa manoscritta in via un po', questo va altrettanto bene. Altra considerazione sindaco che devo fare personalmente, non sono entrato nel mercatino della manifestazione in piazza o di altri argomenti toccati, della sanità eccetera, ripeto perché assente da questo consesso nell'impegno precedente, quindi sarebbe assolutamente singolare se io intervenissi con pretesa di competenza su queste materie. C'è però un elemento che invece questo Consiglio Comunale dovrebbe trattare e riguarda, Presidente, Sindaco, riguarda il problema del collegamento, del secondo collegamento con Anacapri, oltre a quello stradale, la strada più che secolare che collega i due comuni, la possibilità di un mezzo meccanico che unisca le due comunità e consenta quindi ad Anacapri un miglioramento dei collegamenti e quindi del transito del traffico da e per i due comuni. Noi siamo molto sensibili a questo problema e quindi quando ci sarà data la possibilità interverremo anche dal punto di vista tecnico o comunque dal punto di vista delle possibili soluzioni che sono alternative perché sono varie e sono diverse. Comunque sul punto voi ricorderete che c'è stata una piacevolissima pagina della campagna elettorale su questo argomento con delle affermazioni e delle dichiarazioni gravissime dell'amministrazione del sindaco di Macar e quindi della popolazione tutta. Io mi aspettavo che il sindaco ponesse all'ordine del giorno questo consiglio comunale, così come è stato in effetti dichiarato in campagna elettorale, venisse trattato questo argomento inserito. Ciò non è stato fatto e quindi in dipendenza di questo episodio io consegno questo ulteriore atto che vado a leggere. I sottoscritti consiglieri comunali Costantino Federico, Paolo Fabio, Grande Esposito, Roberto Pozzaluto interrogano il sindaco di Capri sui motivi per i quali non è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'argomento inquadrato in collegamento Marina Capri, Grande Capri, Anacapri e il relativo studio di fattibilità per un progetto vincolare o altro mezzo per l'interno del collegamento. La presente interrogazione da discutere nella prossima adunanza di consiglio.
formulare collegamento Marina-Grande, Carpi alla Carpi, studio di fattibilità, conferma degli atti già adottati. Un perfetto osservarsi, segue la fine dei fatti. Posso dire una cosa, Costantino? Io penso che questa proposta sarebbe ricevuta oggi, consigliere Fedele, io penso che questa proposta così formulata in un contesto che non c'entra niente, io penso che secondo me ricevibile dovrebbe essere rifatta in maniera diversa, perché diciamo quindi io penso che la dovrebbe essere formulata in maniera corretta. Perché non è una, no, non mi dispiace, non è formulata in maniera corretta, perché sull'argomento non siamo trattando l'argomento, siamo trattando tutt'altro argomento, non perché non la vogliamo discutere, ci mancherebbe anche, anzi io sono contento di discutere, così poi vediamo le cose come si intendono far portare avanti, assolutamente, perché vediamo se sull'argomento specifico siamo d'accordo o meno. Anche perché poi, scusami, consigliere Fedele, voglio dire anche una cosa, che esistono le commissioni consigliari che devono anche discutere preventivamente certi argomenti, c'è tutta una questione che riguarda anche tutto quello che diremo e faremo in questa fase, quando si tratta di fare solo una natura demagogica, perché sappiamo bene che se volessimo fare per esempio una filmata, per esempio, diciamo esterno, dobbiamo andare a modificare il piano che esiste, dobbiamo andare a prendere il comunale, ci vogliono circa 70 anni fare tutto qui. Quindi voglio dire, senza andare al merito, io penso che le cose così come vengono presentate, secondo me non possono essere, diciamo, sono indicevibili perché non sono nell'argomento trattato. Poi si presenta, diciamo, in maniera corretta, non è che possiamo buttare le cose così. Così vedi, lei sa bene che il nuovo di legge è esperto. Allora ci ha visto il sindaco presidente che la richiesta formulata è del tutto legittima, perché sotto forma di interrogazione. C'è uno statuto e un regolamento del Consiglio Comunale. No, no, per favore. Io semplicemente leggo quella che è una comunicazione al Consiglio, che ovviamente è sempre legittima, non può esserci nessun motivo di ostacolo. È inerente all'argomento le dichiarazioni fatte dal sindaco
che sono le linee programmatiche dell'amministrazione. Non c'è il salto. La linea programmatica è la gestione della politica. Quindi abbiamo successivamente in quella sede di presentare allegando, chiedendo, intervento diverso che sia successivo. Però le linee programmatiche che ci sia chiarezza per la città, di quelle che sono le linee programmatiche dell'amministrazione comunale, che sono semplicemente presentate, che sono già votate, non sono approvate. Tant'è vero che ho fatto gli altri comuni di non intervenire per la non conoscenza, la non partecipazione alle attività. Alla fine quello che stiamo cercando di fare
legge semplicemente la comunicazione che è inerente, così come il punto di vista, a quelle che sono le linee programmatiche che tu hai annunciato. E allora, hai fatto la linea di interrogazione, hai adesso a prendere il consiglio, è chiaro che se ci vuole un maggiore formato questo è il fatto. Adesso, visto che tu, questa cosa qua che potete cercare di esprimere, riguarda gli apposti con la gara, che tu dici effettivamente abbiamo capito, eccetera, eccetera. Allora, visto che c'è un atto formale, un po' di ragazzo con cui si dicevano delle cose, noi non ci risultano, c'è un atto altrettanto formale di rasserenazione dei rapporti, come consiglieri comunali avremmo in questo momento, in questo momento, la volontà di leggere e depositare semplicemente la nostra lettera di noi quattro e così la mettere gli altri così. Non credo che siamo redenti, punto all'ordine del giorno, ci può dare un minuto e mezzo al consigliere di leggere questa cosa, dopodiché siamo avanti, evidente, non è che possiamo stare tutto il tempo, vogliamo semplicemente fare questo, in cui non credo che il consigliere di stia chiedendo la luce onestamente. Quanto riguarda questa lettera del comune di Anagata, chiariamoci bene i tempi, giusto? A me mi è stato, voglio spiegare così chiariamo bene questa situazione, giusto? Poiché io ho chiarito con il sindaco che questa lettera è totalmente irricevibile, per il semplice motivo che io come sindaco non ho mai fatto espressione nei confronti della comunità di niente. Sei un cittadino al di fuori del consiglio comunale ha fatto delle nuove espressioni e poi si sono scusati, è un problema che riguarda il singolo cittadino, il consiglio della comunità non c'è nessuno niente, no vabbè così perché è stato fatto in un stato di necessità, ci stava un problema di diventare consiglio, ma questo è giusto fare uno specifico. Alla fine lo facciamo fare degli argomenti, io adesso lo facciamo fare. Perché le linee programmatiche non sono oggetti di un argomento di discussione di oggi, perché non sono argomento. E allora bisogna andare a quello dopo. Ma tu ho detto che insomma alla fine degli argomenti ti facciamo trattare questa risoluzione. Ma non c'è nella sentito, ma non c'è nella sua per cui si deve rinviare la richiesta di consigliere comunale in questa seduta del consiglio comunale. Mi dispiace. No, cosa dire, dobbiamo trattare l'argomento. Componenti di gruppo consigliare su Capivera
respingono e sottoscritti consiglieri, componenti il gruppo consigliere a Primera, respingono e censurano le gravissime affermazioni pronunciate dal neo consigliere Ciro Lenno nei confronti del sindaco, dell'amministrazione comunale e della popolazione italiana. Nel ribadire l'assoluta condanna delle sconsiderate accuse nei confronti dell'altro comune sovrano, invitano il sindaco e il consiglio comunale tutto a rivolgere un formale atto di scuse per un atto che rischia di essere un vulnus nella fraterna condivisione di tutti gli abitanti dell'isola di Capri. I sottoscritti consiglieri comunali di Capri auspicano quindi un voto unanime di condanna, mentre dal sindaco si aspettano conseguenti atti e provvedimenti. Andiamo avanti. Allora, istanza per noi dal momento col comune di Capri chiuso, ho concordato con il sindaco di Capri, quindi per quell'argomento che sta avendo il 13 qua è chiuso. Io non devo chiedere scusa a nessuno. C'è un'istanza che è stata presentata da parte dei consiglieri di minoranza per eventuale designazione del Presidente del Consiglio da parte della minoranza, facendo riferimento ad una volta molti anni fa che riguardava il consigliere Coppola. L'amministrazione, il gruppo di maggioranza, sì, ha chiesto, la posso anche leggere, se spieghiamo cosa stiamo parlando. Sì, quando comunque, e l'ho detto, l'ho spiegato, cioè c'è una richiesta da parte del gruppo Minolà facendo riferimento all'unico episodio successo molti anni fa, forse intorno ai primi mesi del 2000, quando fu adottato a fine 99, quando io ho fatto fare anche l'esempio di questa delibera che purtroppo non è stata trovata, nella quale all'epoca il consigliere Coppola, che faceva ancora parte del gruppo di minoranza, fu votato al gruppo di maggioranza come Presidente del Consiglio. Voglio sottolineare, poiché io c'ero, mi ricordo, in realtà questa nostra magnanimità era dovuta, per quello che mi ricordo, solamente al fatto che il consigliere Coppola stava passando alla maggioranza. Perché sapendo come si ragionava all'epoca, questi atti di magnanimità non ci sono mai stati. Quindi, diciamo, poiché noi riteniamo che chi andrà a presiedere il Consiglio Comunale sia persona di equilibrio e di moderazione e che riesce a garantire tutti i consigli comunali i loro legittimi diritti, noi come gruppo di maggioranza non accogliamo questa richiesta. Anche perché la scorsa consigliatura, giusto si sa sempre il metodo che il gruppo di maggioranza, tanto è vero che noi, quando ci fu proposto, noi come gruppo consigliere della minoranza e Valdica, ci fu proposta la figura di Fabio Di Gregorio, votammo in maniera palese, anzi non votammo neanche per il nostro parere favorevole all'unanimità, perché ritenevamo la persona di Fabio Di Gregorio persona equilibrata e persona giusta, tanto è vero che ha sempre cercato di tutelare tutti i consigli comunali. Quindi il problema non è la maggioranza o la minoranza, il problema è chi viene disegnato. Noi riteniamo che la persona che proporremo questa mattina sia una persona di equilibrio e che assicuri questa, diciamo, trasparenza e questi diritti al Consiglio Comunale, tutto compreso, diciamo, le minoranze. Quindi, diciamo, abbiamo usato lo stesso metodo e ci auguriamo che sulla valutazione, come noi abbiamo fatto nella passata amministrazione, venga fatta anche questa volta. Cioè, si guarda la persona, noi l'altra volta, torno a ripetere, cinque anni fa non votavamo neanche, acclamavamo all'unanimità il consigliere De Gregori che ha fatto un ottimo lavoro in questo consiglio. Quindi io propongo di passare alla votazione formiamo il seggio elettorale. Se tu la chiedi, me l'hai chiesta? No, tu lo chiedi della dopo, sai, non c'è problema. Ci mancherebbe pure, scusami. La parola al consigliere Federico. Allora,
problema residenza del Consiglio. Il sindaco attuale presidente ha messo la comunicazione che i consiglieri di opposizione hanno formulato per questa vicenda. Voglio anticipare esplicitare meglio l'intervento sulla questione del presidente del Consiglio Comunale legato ad un altro argomento, e cioè quello del conferimento di deleghe al consigliere comunale. Bene, mi pare che è intenzione dell'amministrazione, è intenzione del sindaco conferire deleghe, oltre che all'assessore consigliere comunale, specificamente anche al consigliere che andrebbe a ricoprire la carica di presidente del consiglio. Beh, io sono molto contento di questo, perché mantenere questa posizione, che non credo che venga modificata, vero? No. Benissimo, io lo ringrazio, perché questa è la prova provata, è la pistola fumante della volontà dell'amministrazione, che è l'amministrazione della fazione e non la manifestazione di unità che tante volte è stata ribadita. Io quindi ringrazio per questo, perché così mi eviti ulteriori interventi, mi eviti ulteriori richiami di legge, di consuetudini, di politica, di salvaguardia, eccetera, e considerare questo fatto che dobbiamo sperare che il Signore ci mandi un buon presidente, uno con la cuore bene, uno che sia piuttosto, e non quello che debba essere invece un riconoscimento ufficiale e formale di un diritto dei consiglieri comunali di avere un presidente super partes, così come avviene in tutti gli organi collegiali, a cominciare dal Senato della Repubblica, finire alla Camera dei Deputati, continuando per i consigli regionali e giù fino all'ultimo grado di divisione amministrativa che è rappresentata dai comuni. E spero, caro Marino, che da ora in poi non si parli più di sindaco di unità, sindaco di tutti i comuni. Ormai lo abbiamo definitivamente accertato, certificato, e quindi possiamo sicuramente andare avanti. Io voglio leggere allora una cosa scritta, se mi dà il tempo. Il Presidente del Consiglio Comunale di Capri ha un ruolo super partes e non può avere deleghe attribuite dal sindaco. La contestazione viene mossa dai banchi dell'opposizione, dai consiglieri del gruppo consigliare Avanti Capri, che nell'ultima seduta di civico consesso hanno protocollato una specifica interrogazione avente ad oggetto il cumulo delle cariche. Il gruppo di minoranza, composto da Marino Lembo, Salvatore Ciuccio, Paola Mazzini, Ludovica Di Meglio, ha chiesto al sindaco di Capri, Gianni De Martino, di chiarire la posizione del presidente del Consiglio Comunale, Fabio De Gregorio, al quale il primo cittadino ha conferito deleghe specifiche all'ambiente, al volontariato e alla tutela dei minori. Secondo i consiglieri di Avanti Capri è contestabile la circostanza che De Gregorio, in qualità di Presidente del Consiglio, continua a trattenere le deleghe conferitegli dal sindaco. Nel documento inviato, oltre che al primo cittadino, anche al segretario comunale, allora Leonina Baroni, i quattro consiglieri hanno sottolineato che il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce che la carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di assessore, nonché con l'attribuzione di deleghe da parte del sindaco. In un'altra interrogazione, poi, lo stesso gruppo consigliare ha chiesto chiarimenti al primo cittadino caprese Gianni De Martino in merito al conferimento di deleghe affidate ai consiglieri di maggioranza. La possibilità di delega ai consiglieri è ammissibile, ha scritto il gruppo Avanti Capri, solo se il compito affidato è di coadiuvare il capo dell'amministrazione circoscrivendo la delega a compiti specifici e per un periodo di tempo limitato. L'attribuzione di deleghe ai consiglieri per l'esercizio dei compiti continuano i quattro consiglieri riguardanti i singoli settori dell'amministrazione comunale ha determinato una trasformazione della funzione del consigliere di maggioranza, la cui attività è diventata di fatto para-assessoriale. In una nota diffusa ieri, il gruppo Avanti Capri ha anche reso noto
che su proposta del consigliere Salvatore Ciuccio verrà creata una cosa convenzione intercomunale preposta alla gestione delle biglietterie di Maiori e Grotta Smart. Secondo un protocollo di intesa con il Comune di Anacalca, sovrintendenza, e dopo una conferenza dei sindaci, la gestione delle biglietterie dei due importantissimi verrebbe affidata al Comune. Il Presidente del Consiglio Comunale ha un ruolo super partes e non può avere deleghe attribuite dal Sindaco. La contestazione viene mossa dai banchi dell'opposizione, dai consiglieri, dai segretari verificati e nell'ultima seduta di civico consesso hanno protocollato una specifica interrogazione per precedente del problema che si è posto stamattina, cioè della presentazione in corso di seduta del Consiglio Comunale di un altro argomento. Questo avveniva nella precedente amministrazione. Però diciamo, conforta e conferma quella che era stata precedentemente il mio intervento sul quindi di chiarire la cosa, chiesto al sindaco di chiarire la posizione del Presidente del Consiglio Comunale Fabio De Gregori, al quale il primo cittadino ha conferito deleghe specifiche all'ambiente, al volontariato e alla sicurezza. Secondo i consiglieri e la magistrata è contestabile la circostanza che De Gregori, in qualità di presidente del Consiglio, continua a mantenere le deleghe conferite dal sindaco. Nel documento inviato, oltre che al primo cittadino e al segretario, hanno sottolineato che il momento dell'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce che la carica è incompatibile con quello di assessore, nonché con l'attribuzione di deleghe da parte del sindaco. Un'altra interrogazione poi lo stesso gruppo consigliare ha chiesto un chiarimento al primo cittadino patrese Gianni De Napoli. La possibilità di deleghe ai consiglieri è ammissibile solo se il compito affidato è di coadiuvare il capo dell'amministrazione sottoscrivendo la delega a compiti specifici un periodo di tempo limitato. L'attribuzione di deleghe ai consiglieri per l'esercizio di compiti contiene un quattro consiglieri riguardanti il settore dell'amministrazione ha determinato la trasformazione della funzione di consigliere di maggioranza da cui è diventata di fatto fare assessorato. Poi parla ancora del discorso della sovrintendenza e delle biglietterie. Sta leggendo lo stesso testo. Su questa parte iniziale si può allora posso dire il consigliere Federico non sa o forse noi diamo difetto che questo che il regolamento a cui mi fa riferimento fu modificato proprio dalla maggioranza passata. Perché? Perché quando noi sollevavamo questo problema il regolamento prevedeva l'incompatibilità precisa del presidente con l'incarica, poiché si voleva far lavorare anche il consigliere Fabio De Gregorio, fu modificato il regolamento e tolto quella parte a cui fa riferimento. Noi contestammo quando il regolamento prevedeva quella parte di incompatibilità dell'amministrazione precedente. Ritornò in Consiglio Comunale, modificò il regolamento, per cui praticamente diede la possibilità al Presidente della di mantenere la delega. Questa è la situazione. Quindi noi siamo in perfetta linea con la lo stesso ragionamento fu modificato il famoso articolo 54 del regolamento, nella parte in cui stabiliva l'incompatibilità tra la carica di vicepresidente di presidente della Commissione Statuto e Regolamenti in capo al sindaco e agli assessori, come ricordiamo. No, è più che altro era che gli assessori non potevano avere carica di presidente delle commissioni permanenti. No, della Commissione Statuto e Regolamenti. Quella parte della presidenza la quella andava di diritto. Posizione della presidenza, la vicepresidenza no. E in quella circostanza invece fu modificato per superare appunto quanto stava stabilito sulla base di una desiderata esistenza. Quindi sono adattata all'epoca a quelle esistenze, quindi estensione. Fermo restando che siccome allora, così come allora ritengo che soprattutto alla luce di un numero così basso di consiglieri, ormai di comuni sono 15.000 abitanti. È un pochettino impossibile avere un consigliere non riuscire a entregare qualcosa, quindi effettivamente il mio pensiero, lo stesso del giugno del 2015,
2014. Quello che invece mi prendeva è che effettivamente il problema della compatibilità del cumulo veniva posto a gran voce dall'opposizione quel giorno, e addirittura non si faceva riferimento al fatto che il regolamento lo prevedesse o meno, cioè, o meglio, si facesse più a un certo punto riferimento al regolamento, ma si facesse in realtà riferimento alle leggi dello Stato, quando addirittura la Costituzione dicendo che se il regolamento lo prevedesse, questa cosa sarebbe non applicabile perché evidentemente illegittimo. In particolare lo Statuto Comunale e il regolamento devono rispettare la legge, più in alto la Costituzione c'è il principio della separazione delle cariche. Indipendentemente dalla previsione dello statuto non si può consentire il cumulo di cariche nella stessa persona perché è produttiva di conflitti. Lo statuto dovrebbe essere subordinato a leggi e regolamenti dello Stato. Qualora lo stesso sia stato previsto un cumulo di cariche, evidentemente non è legittimo. Queste sono le parole del consigliere Mazzina, quindi effettivamente la Costituzione non è cambiata da questo punto di vista, né i principi generali del diritto, e quindi fondamentalmente. No, io dico che ancora oggi, secondo il sindaco, ha fatto pure bene ha potuto pure fare bene a scegliere come presidente e metterci delle regole, perché effettivamente, come dire, io mi rendo conto delle difficoltà. Le disquisizioni giuridiche rispetto alle cose sostanziali hanno una portata a diverse milioni, secondo me, in alcuni casi. Quindi sulla forma preferisco sempre dall'importanza alla costanza. Lo facevo quando stavo da qua, non è che adesso il gioco delle parti mi porta a cambiare opinione. Però effettivamente si faceva riferimento all'illegittimità del regolamento nel momento in cui veniva modificato, come l'abbiamo modificato, e quindi quel tipo di legittimità dovrebbe, come dire, mantenersi nel momento in cui vado ad applicare, non lo rispetto, cioè non ne sono d'accordo fondamentalmente, quindi credo che ci sia stato un cambio d'opinione. Avere il cambio d'opinione è una cosa che dobbiamo effettivamente sottolineare. Questo è. C'è stato un cambio d'opinione, è tutto legittimo perché tutte le persone possono cambiare, cioè, però effettivamente c'è stato un cambio d'opinione, ma questo si fa. No, allora, intanto le obiezioni che venivano fatte le rivendico e le sottoscrivo parola, ed erano delle dichiarazioni che tenevano conto di che cosa? Dello stato dell'arte a regola, cioè quel regolamento stabiliva delle regole, a quel regolamento voi riteneste di dover scostare, tant'è vero che fu eliminata la parte in cui c'era il divieto del cumulo delle cariche e addirittura modificato l'articolo 54 nella direzione che conosciamo tutti quanti. Ora il sindaco ha ritenuto praticamente di andare a proseguire nel solco di quell'indirizzo che fu orientato appunto dalla precedente consigliatura e ve lo sta rappresentando tutto qui. Quindi non è un ritornare su decisione, è semplicemente prendere atto di che cosa? Che quel regolamento voi lo modificaste, perché l'obiezione guardava ad un testo diverso da quello di oggi. Voi lo modificaste, lo adattaste a nuove esigenze legate alla necessità che ridottosi il numero dei consiglieri bisognava spalmare perché c'è una squadra e tutti devono lavorare, e nel solco di quella tradizione, di quell'orientamento, il regolamento modificato, noi l'abbiamo ereditato e il sindaco ha ritenuto di doverlo fare proprio, di doverlo rispettare per così come si presenta oggi. Non ci sono allo stato dell'arte proposte di ritornare all'originaria formulazione, di cui pure se ne potrebbe parlare nelle sedi opportune, e quindi oggi, come primo atto nel quale sostanzialmente si procede all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ci si lega naturalmente all'indirizzo della consigliatura di cui voi ne avete fatto parte. Penso che sia tutto. Poi il sindaco avrà sicuramente... Io ho ben compreso questa cosa, cioè se seguito il regolamento, e questo mi pare evidente, non è che io non ho discusso la scelta del sindaco, la scelta non è che c'è la sua logica, la sua legittimità. Ho soltanto precisato che all'epoca si riteneva, alcuni ritenevano che se noi avessimo modificato il regolamento in quel modo sarebbe stato illegittimo, quindi oggi cambiato il regolamento ritenere che il regolamento non è legittimo. No, ma poi è stato un regolamento. Voi facevate il regolamento, una politica non deve essere l'essima di certi principi, perché ci oggi ha abbandonato. No, non è vero. Cioè, ripeto, la sostanza vale sulla forma, quindi sono contento che passando all'altra parte, bisogna vedere la forma. Scusate, posso dire una cosa? La dimostrazione che dopo la modifica del regolamento non c'è stato nessun atto di impugnazione dell'atto di modifica dello statuto che ha tolto del regolamento, che ha tolto la parola che era di incompatibilità, è stato che dopo non c'è stato nessun atto da parte del gruppo di minoranza né di ricorso né di altre cose per smontare questa cosa. Poi le dichiarazioni dell'epoca dicevano se il regolamento prevede questa cosa, vuol dire che poi diventa legge. No,
qualcosa di diverso, poi dopo lo modificato. Ma allora lo stesso servizio comunque, diciamo che poi l'esperienza vista che con il regolamento aggiustato, l'esperienza ci hanno vista che in realtà comunque la funzione del vecchio Presidente del Consiglio non è stata alterata dalla sua attività, diciamo, di cosa c'è, ci mi ha convinto sulla necessità di procedere. Io che c'è proprio anche le maggioranze in Italia. Qualche volta, ogni tanto, chiaramente la faccio. Il Consiglio di Governo intervenire, anche se però la e dopo passiamo alla votazione. Evidentemente non mi sono espresso con chiarezza, in modo che non si è capito, io sono stato infelice evidentemente nella esposizione, io non ho voluto avviare una diatriba di carattere legale sulla interpretazione di norme eccetera. Io sono partito da un altro elemento, e cioè dalla famosa affermazione della dichiarazione che questa amministrazione e questo sindaco sono amministrazione e sindaco. Io non credo a questa interpretazione e quindi ecco perché sono intervenuto più volte su questo tema e su questo specifico della presidenza del Consiglio, quindi non c'è da parte mia un ricorso a norme violate eccetera. È stato violato un principio politico. Siamo tutti d'accordo che il Consiglio Comunale ha nel Presidente la rappresentanza di tutto il Consiglio? Sicuramente sì, perché questo è specificamente parlato visto. Allora se è questo. Non c'è poi il Presidente del Consiglio. È un discorso che voglio fare perché appunto è riferito non a un problema di carattere tecnico ma solo di carattere politico. Quindi la mia dichiarazione va interpretata esclusivamente in questo senso. Se il Consiglio Comunale oggi attraverso un colpo di maggioranza nomina un suo rappresentante alla guida del Consiglio Comunale, commette, a mio avviso, un atto contrario assolutamente a quel principio a cui diceva di volersi attenere il sindaco, rimandando, ripeto, ad un consigliere dal cuore tenero l'eventuale presidenza del Consiglio per poter far valere i diritti di tutti i cittadini, i diritti di tutti i quali, che invece con questa cosa vengono almeno limitati a quanto? Al 62% dei cittadini, io ricordo quando è stata la percentuale delle elezioni, ma mi pare che questi erano un po' di meno, allora 60, quindi 40 centri di Capresco non sono rappresentati da questo consiglio. E da questo, no, come si dice? Scusate, lo dico una cosa, per quale motivo non consentire al Consiglio Comunale di avere un consigliere o presidente super partes? Perché non lo consentite questo? Questo è quello che vorrei solo ricordare al consigliere Federico che lui nel 2004, giusto per metodologia di ricordarci le cose, perché poi dopo noi ci stavamo tutti quanti insieme, non mi risulta che nel 2004, quando faceva parte della nuova amministrazione, si sia battuto strappandosi i capelli per non fare legge a Augusto Federico, presidente del Consiglio Comunale del gruppo di maggioranza. Non mi sembra che il collega abbia fatto questo, ma è successo successivamente. Quindi veramente siamo, diciamo, delle cose del 90. Io penso, una cosa, dico tutto il rispetto, io sai che ciò per te, non penso che tu possa dire che io rappresento tutta la popolazione. Poi vediamo nei fatti. I fatti sono che secondo te, devo andare come, nel 2004, tutto che facevi parte della maggioranza dell'epoca, questo problema non te lo potresti proprio nei confronti della minoranza. Ma non capisco perché dobbiamo. Io non ho fatto neanche le spandiere di piazza, non niente, mi sto compiacendo per fare che ci sia una PAC che evidentemente sostiene e comprende le posizioni dell'amministrazione e che rappresenta ancora una volta la
la conferma che qui in questa sala non è rappresentato tutto il popolo di Capri, ma solo una parte. Signora Clark, grazie per avermi dato la mano anche in questa argomentazione.
comunità, non è che la quarta estensione. Comunque diciamo al sindaco la facoltà di
revocare, modificare con loro occorre gli incarichi assessoriali e le deleghe sia agli assessori che ai consiglieri. Perfetto, possiamo passare a questo punto un intervento. Prego, parola al consigliere Buzzone. Allora, brevemente come il principio a tutti quelli che hanno avuto le deleghe, però ci tenevo a un po' il ginocchio come fatto prima, per quanto riguarda la nomina del presidente, mi sono messo a curiosare nelle delibere del 3 giugno 2014, anche qui no, dei cambi di vedute che volevo almeno venire a osservare. Il consigliere Lego solleva in particolare alcune problematiche di carattere amministrativo tecnico sulla scorta del fatto che Capri è un comune turistico che vive sull'industria legata al turismo, ha notato che per la prima volta nella storia del comune la delega al turismo non viene assegnata a un assessore ma ad un consigliere. Gli sembra un passo falso perché la delega, che comprende una vasta serie di competenze strategiche, la delega dovrebbe essere assegnata ad un assessore. Ci sarebbe aspettati che la delega fosse riconosciuta un assessore che si è ingiunta. Si tratta di una figura molto importante per la visione generale delle problematiche che si può avere su un'ingiunta, ma la conoscenza non può venire da chi ingiunta non c'è. Quindi questa è l'opinione che mi sono allineato con quello che voi avete fatto. No, assolutamente, questo è per il discorso che qualche volta la maggioranza ha ragione, però io osservo che questo è il ruolo di consiglio d'opposizione, che effettivamente c'è stato un cambio di opinione sul punto. Così come anche un'altra osservazione di quella delibera mi sembra non del tutto compatibile con la scelta della decretazione da parte del sindaco, perché si poneva il problema che i consiglieri non potessero avere questo spalmamento di deleghe così ampio, eccetera, eccetera. In particolare c'era un consigliere di Parigi, la Papa, sì, il consigliere Mazzina prende la parola. Questo spalmare le deleghe in maniera così ampia ha modificato la figura del consigliere, che giuridicamente può essere incaricato solo di deleghe a livello istruttorio. Dunque si viene a creare una distorsione giuridica. La funzione del consigliere è differente da quella del membro della giunta. Addirittura dice, ci tiene a precisare che lei fa riferimento ad una legge, il suo non è un parere personale. Quindi io non credo che sia cambiata la legge in tal senso. È fermo restando che condivido la necessità del sindaco di spalmare le deleghe a tutti i consiglieri, perché purtroppo si è rimasti così pochi e non se ne può fare evidentemente a meno. È evidente che anche in questo caso c'è stato un cambiamento di opinione rispetto all'interpretazione legislativa che se ne dava 5 anni fa, oppure semplicemente passando dal ruolo di chi deve prendere le decisioni ci si rende conto che a volte certi formalismi sono da non preferire rispetto alle questioni di sostanza, che invece andrebbero sempre preferite. Quindi io, senza voler entrare troppo nel merito delle deleghe, su cui qualcosa magari diremo, ci tenevo semplicemente a far osservare che anche sul punto il cambiamento di opinione, così come secondo me era per il Presidente del Consiglio, è evidente e comunque, come dire, era mio compito evidentemente farlo osservare, in particolare quando si dice non è un mio parere personale, è proprio la legge che lo dice, quindi quasi a pensare a un'illegittimità rispetto alla decretazione del sindaco nel momento in cui attribuisce tutte quelle deleghe ai vari consiglieri. Quindi è qualcosa di cui prendiamo atto del cambio di opinione sia del sindaco per quanto riguarda il turismo, della cosa del turismo, sia degli altri componenti della giunta per quanto riguarda evidentemente il resto. Ci sono altri interventi? La parola al sindaco. In realtà in particolare nella costituzione delle deleghe assessoriali, che sono praticamente la maggior parte concentrata nella distribuzione delle deleghe assessoriali, delle deleghe sono concentrate la maggior parte sugli assessori. In realtà io mi sono posto con una logica, e quanto riguarda le altre deleghe sono una questione di competenze, quindi diciamo c'è una filosofia come tutte le amministrazioni hanno fatto, giusto, assolutamente. E la realtà vede che purtroppo tutti i consigli comunali hanno stato modificati la legge, i consigli sono presenti, sono pochi, quindi bisogna cercare in qualche maniera di concentrare dove è possibile, e con la speranza che poi tutte le deleghe si portano, quindi
sempre state dalle consigli comunali anche in passato, per la stata amministrazione, quindi non è un fatto di oggi. Quindi diciamo, cerchiamo di fare una logica, specialmente sugli assessori, di concentramento delle deleghe, di compatibilità e di omogeneità. Questi sono i ragionamenti che abbiamo cercato di fare, il minimo di esperienze che uno ha sviluppato in questi anni. C'è l'intervento del consiglio Nerimo. Grazie. Ringrazio intanto Roberto Mosaotto per i chiarimenti che ci ha portato sul passato. Ma io anche in questa occasione non faccio riferimento alla realtà che non è sempre stata un'amministrazione, almeno l'ultimo. Quindi faccio delle osservazioni soltanto sulla politica. Leggo nelle deleghe che la prima delega, quella di Cesina, deleghe a lavori pubblici, igiene urbana, denari marittimo, fondi energetici e scuole. Credo qualche considerazione su questa deleghe che vanno fatte. Innanzitutto igiene urbana, igiene, la parola igiene la trovo anche in altre deleghe, quindi vorrei capire di che cosa stiamo parlando, qual è il perimetro dell'attività di questa delega che viene contenuta. Così come mi sorge qualche perplessità sulle altre due deleghe, quella del demanio marittimo e l'altra per le fonti energetiche. Per le fonti energetiche, diciamo, lì c'è solo in questa fase, solo un problema di opportunità che non sembra sia, diciamo, eticamente corretto, possiamo anche intendere moralmente corretto, che occuparsi di fonti energetiche sia chi è stato dipendente della società che gestisce il servizio, gestiva quello di produzione e distribuzione, oggi gestisce quello di distribuzione. Ritengo che sia un punto scivolone che prende il sindaco in questo caso, per il quale perché quando abbiamo trattato problemi di una tassa che in passato Marino Lino si è sempre astenuto, ma più che astenuto si è allontanato dall'alto, dal giunto, del Consiglio Comunale quando vengono toccati questi accordi. E quindi già questo è un primo elemento quantomeno sgradevole, diciamo proprio usare il gradino più basso della scala di negatività di questo provvedimento, cioè quantomeno sgradevole che chi è stato, chi è pensionato in questa società oggi si occupi delle fonti energetiche, così come si occupa dell'igiene, quando lo troviamo anche nella delega a Bruno Razzi e poi addirittura anche in un'altra delega. Ancora maggiore se perplessità mi ha dato la delega al denario medico. Non sapevo che noi avevamo una competenza in questa materia e allora mi sarebbe gradito conoscere anche in questo caso il perimetro di questa competenza, che credo prevede allora anche il comune di Aracato, se non prevede addirittura l'intero volto di mondo. E questo è un altro elemento che mi colpisce in maniera assolutamente negativa. Sul turismo, che altro da aggiungere? Non voglio far perdere tempo, quello che ha detto per è una cosa che io sono rimasto in credo, vedo la ricerca delle chiuse, credevo che ci fosse stato un errore di battitura nello scrivere parola turismo al consigliere comunale che poi va a fare il presidente del consiglio. Cosa che si diceva proprio da santo ufficio, veramente incredibile. E io penso che gli operatori turistici di Capri, gli albergatori, gli ristoratori, i trasportatori, i tassisti e quant'altro sappiano apprezzare questa scelta originale. Ecco, io sarei questo tema, sarebbe una scelta originale, l'amministrazione che si è inventato questa bella cosa di non occuparsi di questo, non occuparsi di fare occupare a chi non può trattare, perché il Presidente del Consiglio e dal consigliere non ha nessuno, dovrebbe delegare a sua volta un consigliere, un assessore o il sindaco per trattare l'argomento e dovrebbe istruire, proprio la mano di destra. Proprio la mano di testa e quindi va sicuramente segnalato questa anomalia.
ma ripeto, è la prima volta che sento che un'amministrazione comunale non metta al primo posto la prima fonte primaria di attività aziendale e di posti di lavoro, e cioè il turismo. Credo che nessuno è stato capace in 75 anni da che esiste questo comune per una scelta così, così sbagliata. E quindi non aggiungo altro perché su questo ho già parlato abbastanza. L'ultima osservazione la dedico appunto all'igiene che viene attribuita anche al consigliere Lorazzi, e invece la delega al commercio e all'artigianato, praticamente a volte di qualsiasi contenuto, perché oggi la liberalizzazione di queste materie ha reso praticamente inutile qualsiasi attività a livello comunale, eccetera. Allora viene messa proprio per far vedere che si danno delle idee, si dà importanza a qualcosa. Ma invece al consigliere Portelli viene assegnato la viabilità e il corso pubblico. Ma come fa un consigliere a occuparsi di queste materie che sono invece specificamente in connessione, in unione, in contatto tangenziale con i lavori pubblici? Credo che sia opportuno che questo, e anche qui andiamo incontro a, non dico a un provvedimento assolutamente sconsiderato, e qui che cosa, non potendo quindi operare concretamente su quelli che sono i lavori, a meno che l'assessore ai lavori pubblici non subdeli, eccetera, ma sempre una situazione di confusione e di caos. Ma non è solo questo, è solo che proprio generalmente l'attività, forse gli rimanda l'attività di strisce, mentre le strisce devono, questa è l'unica cosa che purtroppo rimarrà a questo. Mi dispiace, ma è così, è dalle carte che emerge questa cosa. Ritornando alla delega, alla prima delega, a quella del vice sindaco, legando la vicenda alla questione di Arcati, eccetera, io chiedo al sindaco un suggerimento invece di ritirare e revocare la delega al vice sindaco, e ovviamente alcuni gli stessi argomenti, per quelle motivazioni che hanno ispirato la nostra attività di denuncia sull'attività dei confronti del comune di Arcati. Se ha sufficiente capacità di valutazione e di intervento, io credo che questo provvedimento sia assolutamente opportuno e necessario, e cioè la delega di vice sindaco con gli altri incarichi all'attuale consigliere Cirillo. La parola al sindaco. Innanzitutto, consigliere Federico, senza nessuna polemica, mi sembra un po' irrispettoso nei confronti di alcuni consiglieri comunali, espressioni di mettersi a fare strisce a terra, perché in particolare ferita. Mi dispiace, ma non per interruzione, ma quando si dicono le parole si devono misurare. Io ritengo invece. Accordalo che a me questo io sono il sindaco e penso di aver usato sempre parole equilibrate, sono sicuro che che si dica anche su qualche giornalino locale, eccetera, sì, sono io. Poi se mattina qualcuno fa e qua c'è i voti per cambiare, lo può fare sempre fare, ma fino a quel punto sono io e la mia intenzione di portare la mia visione di questo paese. Una volta tanto ho tirato la cassetta per molti dei protagonisti che stanno in questo consiglio, una volta tanto potete vedere come vedo io qualcosa potrebbe anche farsi. Fatta questa premessa, io ritengo non corretto rivolgersi a un consigliere comunale in particolare un giorno sparire, perché il corso pubblico e la viabilità in particolare non hanno qualcosa dei suoi lavori pubblici, ma sono tutte altre cose. L'esperienza, ad esempio, che ha fatto il capogruppo Cozzoffi sulla questione della corso di viabilità insegna quanto è importante invece questo settore, ormai come questo momento. Ecco, che una delega del sindaco direttamente ha voluto dare un consigliere giovane, è una persona che ha molta voglia di interessarsi e che si interfaccia con me continuamente, e ritengo, proprio per i ragionamenti che ho fatto di cercare di creare una classe dirigente, di mettere immediatamente sul campo qualcuno
giovane e capace potesse dare un contributo operativo su queste vicende, interfacciandosi con il sindaco. Quindi io ho dei dubbi che il consigliere Tortorielli si dedicherà a fare strisce per una terra, anche perché non sono di competenza sua, ma sono dell'ufficio, che è in carico al qualcuno che le fa, ma sono sicuro che porterà dei contributi alla sua casa, non essendo totalmente sulla questione del commercio e dell'artigianato, perché è vero c'è la realizzazione, però come sa sicuramente, ad esempio, il nostro consigliere Federico, abbiamo un gravissimo problema di regolamentare la chiusura, ad esempio, dell'attività che non caprese come le grandi griffe, che è arrivata all'inizio di settembre, anzi di tacche se ne vanno da questo paese. E poiché noi abbiamo detto, e queste sono delle cose che faremo, ho cercato di riempire una delega che riguardava il consiglio Tortorielli di una missione da cercare di portare avanti, quella di cercare di andare a affrontare le problematiche riguardano il commercio, tra le altre cose anche questa cosa drammatica che qua la gente chiude le aziende e se ne va, quindi cercando anche di impostare un regolamento che possa dare un minimo di visibilità a questo paese e anche in riferimento a quello di creare una vivibilità commerciale invernale e di vedere come affrontare queste situazioni, perché purtroppo qua scappano tutti quanti, dobbiamo evitare che tutti quanti scappano. Per quanto riguarda l'artigianato ci sono delle iniziative che riguardano un tentativo di riportare, poi per il momento ne parliamo, di riportare la gioventù in particolare, di mettere in condizione di poter in qualche maniera avere spazi e locali disponibili per imparare qualche mestiere. Quindi io non penso che il consigliere del dottore abbia delle deleghe di serie C, di serie D, cioè quale soltanto qua. Quindi io pregherei veramente di, posso capire le cose, però sui termini si deve veramente, il consiglio come sono stata letta non ha dignità, questa è una cosa che mi dà un po' fastidio. Per quanto riguarda poi il discorso delle altre deleghe, voglio solo ricordare che il consigliere Antonio Esposito è stato delegato al sindaco precedente come assessore al turismo, consigliere al turismo, quindi in realtà i precedenti in queste materie diciamo ci sono. Quindi non Sandra Coppola non c'era niente, però consigliere Federica, ha fatto proprio tu, questa è un'altra Federica. Quindi voglio dire, quando parliamo, essendo stati protagonisti di questa vita sotto morto per tanto, dico gli evitiamo. Poi per quanto riguarda la questione della delega di vice sindaco, la delega di vice sindaco non è una delega, scusami, la delega di vice sindaco non è un incarico assessore, è una questione, un rapporto fiduciario. Io ritengo, sono sicuro che ci vorremmo dare il suo contributo a questo paese seguendo le indicazioni che dà il sindaco per quanto riguarda di portare a fatti concreti e di non cadere nelle polemiche che si possono dare successo. Questo è il taglio che si dà all'amministrazione comunale, questo è il taglio che si dà, perché è inutile che si scrive sotto il giornale che io sono un sindaco fantoccio, io sono il sindaco e quando sento queste espressioni mi incomincio a nervosire. Io sono un tipo pacifico, un tipo campo, un tipo da camomilla, però fino a un certo punto. Allora, pure quando si usano bene i termini, perché qua non siamo né fantocci né pagliacci, prima cosa. E penso di aver dato un contributo alla mia lista per il mio rapporto personale, per la stima della gente notevolissima, quindi da questo punto di vista non ho nessun problema. Per quanto riguarda poi la delega di energetica, non è solamente di finire la comunità Sipic che abbiamo ancora la questione della conclusione del collegamento, cioè ci sono anche altri tipi di problemi. Abbiamo avuto l'altro giorno, ad esempio, in un riparto dei fondi del Ministero del Mise, come forse tu lo saprai, che è una cosa che deve sapere pure già, 70.000 euro per adeguare gli impianti di illuminazione con i LED. Questo significa anche i fondi energetici interessarsi a certe cose che devono aumentare la qualità del sistema di vivibilità del territorio. Questo sono, perciò voglio dire, più che oggi giudicare oggi, giudichiamo quando quelle cose diventano operative, giudichiamo i fatti, giudichiamo se siamo capaci di fare le cose. Qua il problema è che siamo purtroppo un paese piccolo, drammatico. Allora questo voglio dire, non è che ogni cosa dobbiamo fare il pelo nel cuore per dire se è quella, ma è partita dall'amministrazione. Se non saremo capaci andiamo a casa, se saremo capaci andiamo a vedere di mano, queste ragioni si devono fare. Poi porteremo i provvedimenti in Consiglio Comunale, discuteremo in Consiglio Comunale, non saremo all'altezza di fare niente, ma sono cose che dobbiamo vedere insomma, a breve, cercare di accendere ogni due o tre la polemica, insomma è sbagliato. Io mi sono allontanato tante volte, solo che sono semplice, ma perché le persone?
perché avevo qualche motivo, l'ho fatto solo per evitare che su argomenti come la centrale rete si potesse dire che io volevo influenzare qualche cosa. Ma lo scenario è cambiato, la centrale rete non c'è più, ormai c'è di fatto, è conclusa, i problemi saranno altri, secondo me nel futuro vanno anche di vedere che destinazione possa avere prima quella zona e nuovo piano urbano comunale. Questi sono gli argomenti veri che ci troviamo avanti. Il mio atteggiamento è sempre stato quello, che anche da dire, non essendo né padrone né amministratore né come sono solo allontanato, non sono di opportunità, ma la fase oramai, diciamo, più ingarbugliata della situazione, a mio parere, come dico, sostanzialmente è passato. Quindi io vorrei cercare di fare in modo che l'amministrazione parta, e non a caso, è la prima volta che si fa questo. Io ho chiesto alla segretaria di aggiungere le commissioni permanenti, perché il segnale deve essere che tutto parte per cercare di far funzionare questo paese, dando anche la possibilità ai consigli di minoranza di partecipare, di vedere quello che si fa. Questo è il ragionamento che insomma, voglio dire. Scusate un po' lo scuro, però in questo metodo che ogni cosa si trova in pena, ma quando diciamo va bene, io rispetto la libertà, potete dire quello che volete, però voglio dire, partiamo dall'amministrazione, vediamo se sei capace di fare qualche cosa, oppure l'agenda sbagliata a votare. Allora, in realtà non c'è discussione, visto in realtà una comunicazione delle deleghe che il sindaco fa al consiglio comunale, ho dato parola a tutti i consiglieri, quindi io ritengo che possiamo passare a al massimo una battuta di 2 minuti ciascuno, partendo dal gruppo di minoranza e quindi il primo che si è prenotato il dottor Bozzaotre, poi il dottor Dorazzi e infine il consigliere. Prego, vedete. Allora, no, vabbè, a parte c'è una curiosità perché ho visto che c'erano due decreti, partendo diciamo da questo, per quanto riguarda la mobilità e gli sport, insomma, io effettivamente stare in giuria potrebbe dare certamente una forza diversa, è una materia che certamente rimane tra le grandissime sfide che ho cercato di affrontare e ripeto che l'ho fatto per la prima volta, perché prima da allora non c'era nessuna attività che è stata svolta su una materia così importante, quindi mi auguro che su quel solco e su altre idee possa continuare il lavoro di Gian Giuliano, sulla cui persona ovviamente non c'è niente da eccepire né da parte mia né da Renato né da nessuno dei componenti del mio gruppo, a partire da Costantino. Per quanto riguarda il discorso della fiducia, del rapporto fiduciario sindaco vice sindaco Carlo Marino, lo so bene, in quanto per 5 anni sono stato il vice sindaco e sono cercato di essere, come dire, attento e pronto a guardare le spalle al mio sindaco anche nei momenti di maggiore burrasca, e quindi conosco bene questo tipo di rapporto e questo tipo di difficoltà che si ha. Mi auguro per te, anche se ovviamente le premesse un pochettino mi spaventano, che questo tipo di rapporto ne possa beneficiare anche tu con la persona che hai scelto, come dice, ma sicuramente sarà così, perché altrimenti avresti fatto scelte di tipo diverso. Questo è. Grazie, la parola al dottor Dorazzi. Buongiorno a tutti, grazie Presidente della parola, brevemente un saluto al sindaco, al vice sindaco e al Presidente del Consiglio, per essere eletto, e agli assessori tutti e ai consiglieri e al pubblico che è presente, qui che vedo finalmente ripopolarsi questa sala antisala del Consiglio, perché per molti anni è stata deserta, e comunque è l'importanza che i consigli comunali vengano seguiti anche da chi non è strettamente legato a proprio le funzioni istituzionali. Ringrazio innanzitutto i consiglieri della maggioranza e i quali mi hanno individuato un'altra volta, cioè per l'ennesima volta come capogruppo, avendo l'ho fatto per vicina d'anni, forse 10 anni, e quindi sono un veterano di questa attività, credo di aver svolto questo ruolo in maniera garbata, con il
necessarie in alcuni momenti di questa lunga carriera di amministratore. Un saluto soprattutto agli elettori di questa lista che ha prodotto questa amministrazione, questo gruppo consigliare. Mi auguro che tutti possano lavorare in maniera serena, in una maniera soprattutto concreta, e non ricordo che alcune problematiche magari toccate in questa occasione, molte di queste sono di competenza purtroppo non diretta, di gestione diretta dei consigli del Consiglio Comunale, ma sono appannaggio di ministeri, regione, ASL e quant'altro, e per cui l'impegno non deve essere quello di, siccome non abbiamo la gestione diretta, ma l'impegno deve essere ancora maggiore per impedire che decisioni sopra le nostre teste vengano assunte in difformità dalle esigenze nostre territoriali, le esigenze del comune di Cagliari in questo caso. Un saluto particolare va anche al gruppo di opposizione con cui spero di intraprendere un rapporto, un confronto leale sui vari temi che abbiamo trattato e soprattutto su questi temi fondamentali di non gestione diretta dell'attività comunale. Grazie. Ma tipo premio. No, grazie consigliere, deve terminare. Sì, ma posso continuare? Sì. Deve terminare. E allora dicevo di queste deleghe particolari che qui siamo chiamati a rispondere. Ringrazio tutti e buon lavoro a tutti. Grazie a lei, grazie al consigliere Dorazzi, e la parola al consigliere Federico, ricordo che è una battuta come un sì, io per chiarire soprattutto al sindaco il significato del mio intervento riferito alla delega e alla viabilità del corso, non era un commento, come dire, di diminuzione del valore, della capacità e della disponibilità del consigliere Tortorini. Al contrario, era un campanello d'allarme che suonava per lui, cioè questa delega scoprirà che è una delega in più. In effetti, a mio avviso, quindi voglio colorare ancora una volta i sentimenti di internet, è un pacco, hanno fatto un pacco. Questo vedrai che ci vorrà non molto tempo, lo chiamerai a avere ragione. Sono andato a aprire e ci sta per mattone. Grazie. Passiamo al quinto argomento dell'ordine del giorno, che è la nomina dei componenti della commissione consigliare permanente per lo statuto e regolamenti. Il relatore è il sindaco. Si tratta di una delle commissioni permanenti più importanti, perché attraverso questa commissione vengono esaminati gli atti di bilancio e altri atti che riguardano la parte finanziaria del comune. Necessario che le altre commissioni metterla subito in modo che può diventare anche in questo caso un momento di confronto su argomenti che riguardano la nostra comunità dal punto di vista finanziario, anche in procinto di altri argomenti che arriveranno in Consiglio Comunale con la questione della fortissima evasione del tasso di sbarco che sta verificando sul nostro, la commissione è stata veramente una commissione che viene presieduta, questa è una commissione di garanzia, e quindi praticamente questa commissione sarà presieduta poi da un membro della minoranza, questo esame non faccio sugli argomenti che passano del nuovo regolamento e gli statuti, anche lo statuto che vogliono proporre delle modifiche. Abbiamo già fatto qualche volta. Quindi io chiedo al Presidente di mettere in votazione
in sede di commissione. Passiamo al sesto argomento all'ordine del giorno. Un attimo solo perché il relatore, il sindaco si è allontanato. Passiamo quindi al sesto argomento all'ordine del giorno, nomina dei componenti della commissione consiliare permanente per la programmazione e il bilancio. La parola al sindaco che... questo è quello detto prima, che sono sbagliati, quindi la commissione permanente.
approvazione del bilancio, allora mettiamo chiedo al Presidente di mettere in votazione la designazione dei membri della Commissione, scusa, penso il capogruppo. Per quanto riguarda la nomina dei componenti di questa commissione di programmazione e bilancio, i nominati sono Ciuccio De Simone Dorazzi. Mi scusi, può ripetere per la verbalizzazione, per favore, grazie. Ciuccio De Simone Dorazzi. Riguarda il nostro gruppo consigliare Roberto Bozzotto e Paolo Falco. Anche per questa commissione prendiamo atto dei membri che sono stati designati da ciascun gruppo consigliare e il Presidente del Consiglio Comunale si impegna a convocare la commissione per l'insediamento e la nomina di Presidente e Vicepresidente nel termine di 15 giorni. Possiamo quindi passare al settimo argomento all'ordine del giorno, relatore e sindaco, nomina dei componenti della commissione consigliare permanente per la programmazione territoriale e turistica. Questa forse è una delle commissioni più importanti che è prevista nel studio comunale perché è la commissione che in passato ha discusso di argomenti importanti come ad esempio le varianti del regolatore, le procedure per quanto riguarda i condoni e per quanto riguarda tutto ciò che riguarda gli interventi nei vari settori. Quindi è una commissione importante, per uno dei motivi che abbiamo chiesto che subito fosse messo in movimento da parte dei consiglieri comuni, da parte dei consiglieri diciamo, comunali, anche perché nei programmi è quello di procedere al nuovo piano urbano comunale e tutto ciò che riguarda la questione del piano che esiste. Quindi questa commissione ha un ruolo veramente molto importante da fare. Io chiedo alla Presidente di procedere. Allora, la designazione per il gruppo Capelli Uniti. Grazie. Allora, il gruppo di maggioranza, la designazione per questa commissione consigliare permanente di programmazione territoriale e turistica sono Romano, Di Meglio e Tortoriello. Romano, Di Meglio e Tortoriello. La designazione dei componenti di Caprivera. Roberto Pozzotto e Melania Esposito. Perfetto. Anche per questa commissione il Consiglio Comunale prende atto dei membri della commissione che sono stati designati e il Presidente si impegna a convocare la commissione per insediamento e nomina di Presidente e Vicepresidente degli altri componenti nel termine di 15 giorni. Passiamo quindi all'ottavo argomento all'ordine del giorno, che è la commissione elettorale e comunale. Nomina, relatore sempre il Sindaco. Necessaria, viene sollecitata anche dagli uffici, per cui procediamo alla nomina dei membri della designazione dei membri. C'è un sistema di supplenza, supplente, la maggioranza dovrà designare due membri titolari e due supplenti. Dovremmo fare teoricamente due votazioni diverse. Distribuiamo le schede, quindi a scrutinio segreto. Vediamo di nuovo i scrutatori. Sarebbe preferibile fare due.
due votazioni separate per i supplenti. Saranno due votazioni, la prima che riguarderà i membri effettivi e quindi chiaramente la maggioranza dovrà indicare due nomi, la minoranza dovrà indicare uno, e la seconda votazione si procederà per la nomina del, dei supplenti, sempre due. Due nomi. Due nomi e due supplenti, due nomi e un supplente. Adesso gli effettivi. Due componenti. Sì, non mi interessa. Qua sopra il posto non ci sono due nomi. Sì. Perché sono tutte la maggioranza. Secondo me dobbiamo fare. Ma quali i primi quattro votano con nove, gli altri quattro. Ma come sempre che risparmiate i voti. Ha ragione, ha ragione. E fare lo stesso per le due. Delani esposto. Delania. Tortorillo. Allora, per i membri effettivi vengono eletti i consiglieri Tortoriello e De Simone per la maggioranza, il consigliere Esposito per la minoranza. Dovremo fare la votazione per i supplenti.
Il Consiglio Comunale prende atto che vengono nominati componenti supplenti della Commissione il consigliere Ciro Lembo e la consigliera Paola Mazzina, come consigliere di minoranza il dottor Zavore. Dichiaro quindi costituita la Commissione elettorale comunale. Passiamo quindi al nono e ultimo argomento all'ordine del giorno, che è la Commissione in giudici popolari nomina. Il relatore e il sindaco che ha una relazione da fare, o passiamo direttamente alle votazioni? Passiamo direttamente. Certo, vi ricordo il meccanismo. Allora, il voto è sempre a scrutinio segreto, quindi dovrete trattare. I membri da designare sono uno per ciascun gruppo consigliare, quindi uno maggioranza, uno... Preso atto quindi della... I membri della commissione sono l'avvocato Enrico Romano e la dottoressa Melania Esposito. Costituita quindi la commissione per i giudici popolari. Grazie a tutti per i lavori.